Grandissimo successo di pubblico per la serata al cinema Academy Astra, durante la quale lo scrittore Henry De Luca ha incontrato il pubblico napoletano. Nel corso della serata sono stati proiettati i due cortometraggi tratti dai suoi racconti, Di là dal vetro con Isa Danieli, presente in sala, ed Il turno di notte lo fanno le stelle, con Nastassja Kinski ed Enrico Loverso. Questa sala deve sempre più essere la sala civica del cinema della città. A Napoli non c'è ancora un luogo dove serate come queste possano ogni giorno accadere ed essere quindi luogo di riferimento per iniziative, proiezioni, incontri, riflessioni che devono accadere tutto il giorno. La sala viene usata di mattina dall'università, ma può avere una storia se ne stiamo parlando con la Regione Campania e con l'università, affinché sia un punto di riferimento per il cinema non commerciale, per il cinema d'autore, per il cinema in lingua originale. Ed è sempre bello riuscire a fare insieme le cose nella città e come cittadini insieme, e superare quelle che a volte sembrano essere sempre di più, lo dico anche in maniera molto semplice, molto sentita, le distanze che si tendono a instaurare tra i cittadini e le istituzioni. È veramente buffo il passaggio da una pagina scritta nel proprio isolamento, quieto, insomma, nella propria perfetta solitudine, che diventa poi un prodotto finito, raccontato da altri, mosso da altri. A me quello che mi colpisce di più di questi film, di questi brevi cortometraggi, sono i titoli di coda. Ma quanta gente c'è stata? Sì. Uno parte con una pagina scritta e poi si trova un elenco di persone che hanno contribuito per fare. E questa è la cosa più bella del cinema, non che produca tanti posti di lavoro, ma che sia un'opera corale, collettiva. Il cinema, un incontro visionario e onirico. Questo il filo conduttore dei cortometraggi e della serata, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, in collaborazione con l'Arcimovie e l'Università degli Studi Federico II, durante la quale lo scrittore ha alternato, rispondendo alle domande del pubblico presente in sala, aneddoti sulla propria vita a considerazioni sul cinema, sul mestiere di scrivere e sulla sua città. Su quello che è successo a Napoli di significativo è stato che questa città, l'anno scorso, si è inventata una giunta e un sindaco nuovo. Non c'erano, non erano previsti. Si trovano a che fare con queste nuove rappresentanze, con una macchina burocratica che potrà essere sgretolata solamente dalla estinzione biologica. Insomma, si trovano di fronte all'inerzia burocratica che riduce di molto la loro capacità di azione. In questo senso, insomma, questo luogo resta non la provincia finale, ma il laboratorio avanzato di quello che succede in giro.